E incazziamoci. Vai Mario. Vai Mario. Pronti a far da soli? Forniture di vaccini, aiuto alle imprese, stanziamento, più soldi possibile, la campagna vaccinale, la salute. La sua non è stata una conferenza stampa, è stata un'apparizione, oserei dire di più, è stata un'annunciazione. Non direi le cazzate, non direi. Lo amano a tal punto che lui, anche se fa le stesse cose che facevano gli altri, lui lo adora, lo esaltano, lo amano, sarà perché lo amano. Facciamo un esempio, no? E quando c'era il premio a Conte, i partiti litigavano e poi i consigli dei ministri slittavano, le conferenze stampa arrivavano all'ora di cena, si è detto non fai, tutti si arrabbiavano, mai più succederà. È arrivato Draghi e cosa succede? I partiti litigano, i consigli dei ministri slittano e le conferenze stampa arrivano all'ora di cena, ma sono tutti felici, sarà perché lo amano, sarà perché lo amano. I vaccini quando c'era Conte mancavano, per dire, e tutti si arrabbiavano, i vaccini mancano, è arrivato Draghi e che cosa succede? I vaccini continuano a mancare, ma nessuno dice niente perché tutti lo amano, i soldi erano scarsi per i rimborsi, i ristori, no? Adesso non si chiamano più ristori, si chiamano sostegni, ma i soldi continuano a restare scarsi, ma nessuno si arrabbia più, sono tutti felici perché tutti lo amano. Sarà perché ti amo, i ricchi e i poveri, ci sono i ricchi e ci sono gli italiani, sempre più poveri, ma nessuno lo dice, perché sono tutti emozionati, tutti i giornalisti. Lui per esempio, no? Lui non fa.